Buonasera amiche ed amici, buonasera a tutti. Questo è un video haul che però proseguirà in un giorno in cui sarò vestita diversa, sistemata diversa, perché ci sono delle cose che mi devono arrivare. Però per non tenere troppo da parte le cose che vi devo mostrare adesso, vi giro una piccola parte ora e poi quando mi arriveranno le altre cose e andrò a comprarle, perché so già che devo andare a prendere delle cose che ho visto, ma non ho avuto tempo, quindi vediamo un attimo cosa riesco a fare. Intanto vi faccio vedere queste cosine perché poi così le posso sistemare e mettere via, se no altrimenti mi ritrovo lì sul mobiletto dietro l'armadio che sono piena di cose e non ho voglia. Quindi cominciamo subito. Sono sudata, sì, perché vedete ho la pelle super lucida, sono appena tornata a casa dal lavoro e quindi vi faccio questa clip che durerà poco poco perché vi faccio vedere giusto due cosine, poi più avanti vediamo e poi monterò il video e spero di girare, sì, di girarlo, di pubblicarlo il prima possibile. Intanto ne ho voluto anche approfittare perché sono truccata con i due prodotti che ho comprato di Kiko. Se vi ricordate, in uno o due video precedenti a questo, non so adesso in che ordine li caricherò. E vi ho fatto vedere appunto la nuova collezione di Kiko, che ho preso tre eyeliner, due dello stesso colore e uno rosa. Allora oggi, siccome non mi ero decisa su quale scegliere, li ho messi tutti e due. Allora, questo è quello rosa e questo è quello bianco stile Frozen, che è bellissimo, lo adoro. Tenete conto che ho il trucco su da tipo 6-7 ore, quindi ovviamente non è perfetto, ma ho fatto un reel che pubblicherò su Instagram da qualche giorno, per cui, come vi dico sempre, seguitemi su Instagram perché lì sono più presente. Non so adesso quando metterò il reel, ma sicuramente lo metterò prima di pubblicare questo video, perché poi passerò un po' di tempo. Non so effettivamente quando andrò a comprare queste cose e appunto. Vediamo, intanto voglio togliermi dalle scatole e cominciare ad utilizzare quello che sto per mostrarvi. Comunque, ripeto, guardate, è questo qua. Cioè, soprattutto questo bianco è bellissimo, ma anche questo qua rosa è molto bello. Che adesso avendolo su da tanto tempo magari non si capisce bene, però è molto molto bello e acceso e soprattutto fate una fatica immensa a toglierlo via, è veramente durevole e io non ho utilizzato nessun primer perché altrimenti non mi sarebbe più venuto via, penso. Comunque, allora sono andata in edicola, adesso vi faccio vedere solo le cose dell'edicola e ho trovato, l'estate è bellissima, d'estate mettono sempre un sacco di omaggi, dovrebbero metterli anche a dicembre, a Natale, tipo non solo d'estate, magari cose che una volta tipo mettevano un sacco di mini taglie di profumi nei giornali, adesso non le mettono più, peccato. Comunque ho trovato con Bella e in forma a 3,95 due campioncini di bagnoschiuma Ferragamo, eccoli qua. Non li avevo mai visti e comunque è un marchio un po' diverso dal solito perché a volte mettono sempre la Equilibra oppure altre marche, la Dermolab o cose già viste e riviste. Questi qua non erano mai stati visti, almeno io non li ho mai visti. Però la cosa che mi fa strano è che comunque hanno messo due cose. E tipo bagnoschiuma, cioè due bagnoschiuma uguali, potevano mettere tipo un bagnoschiuma e una crema, invece mi hanno messo due bagnoschiuma. Boh, non lo so. Fatemi sapere se voi l'avete preso, se avete trovato due cose diverse, perché le mie sono uguali. Però ho preso anche un altro giornale, ho visto che anche lì le cose sono uguali, quindi boh, non lo so. Poi passiamo alla parte più succulenta. Sono riuscita a trovare in edicola altri due personaggi di Hello Kitty. Questi qua, ho trovato l'unicorno e il koala. Sono veramente diventati introvabili, sono virali su TikTok e quindi tutti appena arrivano, se arrivano nelle edicole, li comprano e io sono riuscita ad aggiudicarmi anche questi due. In edicola sono stati così gentili da darmi anche il poster. Con tutte le cose, con tutti i portachiavi che ci sono, appunto c'è la tigre, il panda, l'unicorno che io ho già, e poi la giraffa, la coccinella e il koala. Io ho questi 1, 2, 3, 4, questi qua non li ho voluti prendere perché 1 e 2 e 1 e 2 si somigliano parecchio, quindi ho deciso appunto di prendere solo 4 personaggi. Comunque, eccoli qua. Poi anche di questo farò il reel se riesco, perché ho poco tempo ultimamente e ve li faccio vedere che così poi li posso attaccare subito alla mia borsa, perché ho una borsa grigia di Donna Karan, che è quella che uso per andare al lavoro e quindi il grigio su.
Appunto, c'è cioè questo qua, vedete questo qua, la meraviglioso, sono fatti benissimo, vengono 4,99, sono fatti veramente bene, pesano pure. Eccoli qua, quindi il koala, lo metterò sulla borsa di Donna Karan, che è grigia, mentre l'unicorno devo decidere, ho diverse borse, non azzurre, perché l'azzurro non lo amo nelle borse, però ho delle borse tutte nere, ho uno zaino, penso che questo lo metterò nello zaino. Ed è l'unicorno che è meraviglioso, ma come si fa, cioè, a non prenderlo? È stupendo! 4,99, se li trovate prendeteli perché sono veramente una chicca. Ultima cosa, con il giornale Elle Italia ho trovato questo detergente viso della marca, si è suicidato, della marca Rea. Eccolo qua, non l'ho mai vista, ne avevo presi due, però poi ho detto ne prendo uno solo perché se non mi piace poi mi tocca finirlo per forza. L'odore è molto buono, sa di agrumi, infatti qua c'è scritto che è un detergente viso vitaminico, quindi vitaminico, vabbè, con la vitamina, insomma, quindi si presume vitamina C e infatti sa di agrumi e poi dentro, se potete vedere, ci sono delle piccole appunto particelle scrabanti o comunque detergenti. Sono molto curiosa, dopo dovesse piacermi magari se ne trovo un altro lo prendo. E poi ho preso Lins questi doccia shampoo dopo sole, io non li utilizzerò come shampoo ma solo come bagnoschiuma della Genera e hanno tutti e due un profumo buonissimo, per 1 euro e poco più, tipo 1,19 euro potete trovarli, visto che quelli della Clinias costano un po'. E hanno tutti e due questo profumo veramente intenso e buono, perché di solito quelli dell'Ins non è che sanno chissà che profumo, invece questi qua sono super profumati e soprattutto questo. Quindi se vi capita di andare all'Ins andate a sniffarli e dopo chiudeteli bene, non fate come i clienti che li sniffano e non lo chiudono bene, perché già non si potrebbe sniffare. Però vabbè, io vado a sniffarli lo stesso, però li chiudo bene, altrimenti poi si spande tutto. È un problema. Bene, raga, io vi saluto, un bacione e adesso vi registro, sì, adesso, quando mi arriverà l'altra roba, vi registro la clip e ci vediamo poi al prossimo Eccoci video. qua, amici. Allora, vi giro la seconda parte del video adesso, non sono più truccata, è un altro giorno e ho tempo solo adesso, mi devo anche sbrigare perché ho 10 minuti di tempo. Non sono truccata, è proprio una roba su e via, ma se no è da giorni che ho messo da parte sta roba qua, io basta, adesso bisogna che la metto via e che le cose, insomma, le lavo, le sistemo, le metto in uso. Allora, partiamo. Ho trovato queste felpe per mio marito. Allora, non me le faccio vedere per la bellezza, perché comunque sono delle felpe proprio semplici così, con il cappuccio, ma proprio per questo, e siccome è molto difficile per mio marito trovare delle cose senza logo, senza scritte, semplici e soprattutto magari se ci sono non hanno il cappuccio, queste qua, se volete, io le ho prese da OVS e le ho pagate col 50%, 17 euro. OVS ha un cotone ottimo, mi trovo bene per prendere le robe a mio marito e quindi gli ho preso questa, che è un blu lavato, tipo un blu scolorito, ma non scolorito perché ovviamente è vecchio, scolorito apposta. Quindi questa blu e poi ho trovato questa qua verde, ecco, così ne aveva già due con il cappuccio di cotone, adesso ne ha quattro e a posto. Per quanto riguarda quelle non felpate, quindi quelle da mettere in primavera. Per quanto riguarda invece quelle felpate, ne ha già un po' di più, tipo 4 sempre. Era di queste qua che ne aveva poche, quindi gliele ho prese. Poi ho fatto un affare con questo giubbino della Only. Adesso me lo metto su, così potete vederlo meglio. Ha il cappuccio, è bello imbottito. E la cosa che mi piace è che sta bello sfiancato. Vedete dietro come sta bene, mi piace molto come sta dietro, bello sfiancato, e l'ho pagato veramente pochissimo perché costava, come potete vedere, non vi dico i prezzi di tutto perché non me li ricordo, però quelli che mi ricordo ve li dico, costava, come potete vedere, 49,99 su Zalando, tra sconti, sconticini vari e tutto, l'ho pagato 12 euro. Cioè 12 euro non lo trovate da nessuna parte. Poi, sempre su Zalando,
a un prezzo molto buono. Ho trovato le Skechers, però le volevo un po' diverse, perché io volevo le Skechers, mi trovo bene solo con le Skechers a camminare, uso solo Skechers, ne ho 3-4 mi pare, e adesso però si stanno un po' invecchiando, non sono ancora rotte, però volevo una cosa per questo inverno. Quindi ho trovato queste che sono un po' diverse, perché quelle che uso io sono quelle più fatte proprio a ciabatta, proprio, e non sono neanche tanto carine da vedere. Queste invece sono un po' più carine, vedete, molto belle, sono di pelle. Eccole qua, mi sono piaciute, le ho trovate a metà prezzo e ho detto le prendo, perché Skechers di solito quando fanno gli sconti fanno al massimo il 30%, il 50% lo mettono proprio sugli ultimi numeri, infatti questo qua era uno degli ultimi numeri. Poi vi faccio vedere, vabbè, visto che ce li ho qua, due souvenir che mi ha portato la cugina di mio marito da Londra. Eccolo qua, questa bella borsetta e questo tè, appunto, fatto a forma di cassetta della posta, bellissimo. Spero un giorno di riuscire ad andare anch'io a Londra, chi lo sa. Poi, sempre parlando di regalini, la mia amica Elena del canale Elle for Full mi ha regalato, che ci siamo trovate tipo 2 minuti a Ferrara perché ero con un'altra mia amica e quindi sono passata a salutarla, mi ha preso questi che si trovano da Action, eccoli qua, per fare aperitivo, e questo che sono molto curiosa di provare, Crunch Nestlé, eccolo qua, non l'ho mai provato, quindi questa roba qua me la tengo poi per i video assaggi. Poi, oh, sono andata all'Inns a prendere, adesso vi mostro il beauty, vediamo quanto tempo ho, sì, dai, ce la posso fare, vi mostro il beauty. Sono andata da Eurospin, perché da Eurospin hanno diversi dupe di profumi famosi. Questo, il Secret Moon di Fior di Magnolia, è il dupe di Alien e mi trovo benissimo perché è identico ad Alien. E questo qua, Sweet Dreams, è il dupe di Hypnotic Poison, scusate. E questo devo ancora provarlo, perché questo l'ho già avuto, mentre questo devo ancora provarlo e mi trovo bene. E di solito mi trovo bene con questi profumi, per cui presumo mi troverò bene anche con questi, con quello nuovo. Poi sono andata da Tigotà e ho trovato 2 eyeliner bellissimi, brillantinosi. Voi sapete che io adoro i brillantini, adoro le cose olografiche, quindi questi qua, 2,99, non potevo lasciarmeli scappare, perché 2,99 è un ottimo prezzo. Adesso ve li swatcho in velocità. Mi piace soprattutto quello argentato, è una meraviglia. Guardate che bellini che sono. Purtroppo non si vede molto bene, ma fidatevi, sono belli. E sempre parlando di beauty, ultima cosa meravigliosa, questa box che vi veniva data in omaggio acquistando 100 euro o più di fragranze Dolce & Gabbana. Allora, non vi nego che io ho preso queste fragranze quasi solo per l'omaggio. Sono fragranze che mi piacciono, perché sono andata in negozio ad annusare tutte le fragranze Dolce & Gabbana e ho cercato di prendere quelle che più mi piacevano, quindi comunque sono dei profumi nuovi che non ho mai avuto, che mi piacciono e sono contenta, però onestamente non li sarei andata a comprare se non ci fosse stato questo meraviglioso omaggio. Adesso io i profumi li ho messi dentro questa scatola, ma erano fuori, vi faccio vedere prima i profumi. Questo di Dolce, appunto, Dolce & Gabbana alla violetta, perché non avevo niente di fiorito, di violetta, io amo i profumi orientali e quindi non ho mai preso quasi mai cose fiorite di violetta. E poi ho sentito la mia amica Michela del canale Queen of Fashion Creamy parlare di profumi alla violetta e mi è venuta voglia di provarne uno. Questo qua sono andata ad annusarlo, è buono, e me lo sono presa. E poi questo invece, che è più una cosa al cedro, più una cosa tipo di sempre di limone così, però ci sono anche altre cose orientali che poi magari ve le scrivo sotto, e poi c'è anche la ciliegia, quindi è una cosa che un po' si allontana da me, però volevo provare delle fragranze nuove, delle varianti nuove, e quindi ho deciso di prendere questo, appunto, Q di Dolce & Gabbana. Guardate il packaging, è una meraviglia, fantastico. E poi questo qua,
sempre fatto così. Guardate anche questo che pack meraviglioso, meraviglioso che ha. E gli omaggi erano 5 mini size di profumi Dolce & Gabbana. E come potevo fare? Io faccio la collezione, non colleziono niente, una cosa che colleziono la volevo e colleziono mini size, ne ho tantissime ma non abbastanza, quindi vi faccio vedere tutte le mini size che mi hanno dato. Questa mini size è una meraviglia, è un capolavoro, cioè le mini size sono dei capolavori. Poi altra mini size di questo qua da uomo, K, eccolo qua, meraviglioso. Io colleziono profumi sia da donna che da uomo. Poi light blue Dolce & Gabbana, ecco un'altra bellissima miniatura. Questa ce l'ho ma in un altro formato, sempre miniatura ma diversa. Poi il Devotion che adoro, eccolo qua, Dolce & Gabbana Devotion, ma non l'ho preso perché sul sito era rimasto solo quello da 100 ml che costava un botto di soldi, quindi non l'ho preso, comunque è ottimo il Devotion. E poi ultima mini size, questo qua appunto del profumo che ho preso alla violetta. Voi ditemi come potevo fare a lasciare là quella roba. No, no, non si può, sono troppo contenta anche perché le mini size si fa molta fatica a trovarle. Bene, devo scappare raga, sono in super ritardo. Vi mando un bacione e come ultimo video, non finisce qua, non finisce qua, rimanete sintonizzati, quando si è di fretta, sintonizzati, perché vi faccio vedere due vestiti che ho acquistato su Shein in super super saldo, quindi preparatevi e vedeteli e fatemi sapere se vi piacciono. Allora, ciao. Il primo vestito che ho scelto è questo con la gonna in tulle, cioè questa parte qui fatta a corpetto, si può tranquillamente mettere senza reggiseno perché io adesso sono senza reggiseno e come potete vedere non si nota niente. Ha le spalline che si possono regolare, adesso sono un po' larghe ma si possono regolare, e le maniche a sbuffo che sulla modella tipo erano così ma a me piacciono di più così. Quindi questo qua molto molto carino, gotico, tipo lo utilizzerò per delle occasioni particolari, insomma un po' come, che ne so, Halloween o locali un po' dove vado tipo una volta all'anno, però molto carino. Questo è l'altro vestito, sempre in taglia XS, anche questo ha le spalline regolabili che adesso sono un po' larghe ma si regoleranno, e mi piace tantissimo, veramente tanto, come mi sta davanti, è bello, mi sta bene, però dietro non lo amo perché è tanto vaporoso, cioè sta tanto su e quindi non lo amo, però non lo renderò perché mi piace tanto tanto, ha solo questo difetto qua che però comunque non è che mi impedirà di metterlo e non mi darà fastidio metterlo, è solo un piccolo difetto che avrei preferito non trovare, però è bello, è bello.